Riassuntivo. Ovviamente è inutile dirvi grazie, benvenuti di essere qui qua. Ringrazio naturalmente il dottore Bonomo, che rappresenta il circolo, che ogni anno, devo dire la verità, ci ospita con veramente come, e ci fa sentire come se stessimo a casa. E non posso sempre che confermare che questa è la casa dello sport Salernitano, perché il circolo Canottierino, oltre a supportare le proprie attività, supporta anche con mezzi e uomini anche attività sportive di altre istituzioni, di altri enti sportivi. Quindi devo dire, è disponibile verso le attività sportive, le manifestazioni, gli eventi ovviamente di un certo rilievo, di una certa importanza. Non che la nostra sia un'olimpiade, però nel nostro piccolo ci difendiamo. Quindi ovviamente saluti alle autorità presenti, ma principalmente ai ragazzi, che speriamo con questo premio Speranze Azzurre prima o poi li rivediamo alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici, anzi, per l'esattezza, perché la parola Olimpiadi non significa niente. La dizione precisa è Giochi Olimpici, ma sono qui stasera. Marco Di Costanzo e Giovanni Abagnale con una B. Invece questa volta c'è uno stravolgimento di scaletta: il tenente Bartolo Taglietti, che in realtà è venuto in rappresentanza del neo comandante dei carabinieri Antonio. È stato un progetto della famosa biblioteca dello sport, che sarebbe... quanto vi siete allenati, quante ore al giorno, Allora, sport abbastanza pesante, devi allenarti tanto, giusto? E diciamo che nel canottaggio devi fare più o meno la stessa cosa. Ti alleni dalle 13 alle 15 volte a settimana, quindi significa una volta la domenica, gli altri giorni due o tre volte. Devi allenare per 2-3 ore d'allenamento e devi farlo sempre al massimo. Ogni cosa che fai deve essere fatta bene, se non è fatta bene... Se no smette di fare sport. Ah no, non è così, stiamo scherzando, cioè comunque diventa bello farlo, non ti preoccupare. Che emozione avete provato quando avete vinto questa medaglia? La medaglia è sicuramente il giusto ripagamento di tanti sacrifici, no? Se anche tu fai sport, quindi sai quanto tempo dedichi a far sì che tu possa raggiungere il miglior risultato. Per noi era la prima Olimpiade, quindi siamo andati lì senza pensarci tanto, ma soltanto ad affrontare ogni gara come se fosse stata l'ultima. Poi niente, quando abbiamo capito che ce l'avevamo fatta, è stata un'emozione davvero molto forte. Bene. Siamo ancora a un omaggio. Finito la loro prestazione, ho avuto questa fortuna di poterli intervistare. Quindi se volete cambiare, volete fare voi qualche domanda a me adesso. Poi ti tolgo il lavoro. No, io posso dire anche i quartieri spagnoli, per esempio. No, perché i quartieri spagnoli è stata bellissima, è stata una cosa ripetuta tantissima, dimostrazione dell'affetto che ha per la sua città.